Professor Enos Costantini, oggi dato il mezzo dai ragazzi sotto i 20 anni della Carnia può partire una rivoluzione alimentare. La rivoluzione è una parola un po' compromettente, però non è il solito convegno sull'agroalimentare in Carnia che ha stufato anche i sassi. Quindi, essendo coinvolti i ragazzi che hanno meno di 20 anni, giovani, studenti, direi che c'è perlomeno una speranza, al di là delle politiche che verranno fatte, eccetera. Quindi può nascere una scintilla, possono uscire delle idee senza i preconcetti, le incrostazioni di quelli che hanno più di 20 anni. E soprattutto un libro l'ha definito anti-americano in un senso particolare del termine. Sì, è un libro alla reazione di questo American Way of Life, di cui ormai siamo tutti succubi e contro il quale noi non abbiamo assolutamente niente, anzi ci piace tanto andare a fare la spesa al supermarket, però sappiamo bene che se continua così il pianeta si surriscalda e dopo non so cosa possa succedere. Quindi bisogna trovare delle alternative. Le alternative sono anche, fra le altre, i prodotti locali. Infatti, non voglio usare questa abusatissima espressione chilometro zero, prodotti locali mi piace di più. Tra i tanti che sono andati a riscoprire i ragazzi attraverso i racconti dei genitori, dei nonni, quali sono secondo lei quelli più sorprendentemente sottovalutati? Nessuno è sottovalutato, adesso qui onestamente non saprei che cosa rispondere. No, non vedo dei discorsi che siano stati precedentemente sottovalutati, forse, ovviamente questo libro non poteva essere un'enciclopedia. Infatti ha dato l'appuntamento ad un secondo volume. Senz'altro, vanno approfonditi certi aspetti che io chiamerei precolombiani, cioè quello che si coltivava qui e quindi si mangiava prima che arrivassero le patate, il mais, i fagioli e le zucche. Che cosa si mangiava prima? Ecco, questa è una bella questione che può portarci a riscoprire prodotti di cui neanche il trisnonno ha ricordo.